Buongiorno! Siccome oggi è domenica e non abbiamo scuola, abbiamo pensato di fare una sorpresa a mamma e papà e abbiamo deciso di preparare loro la colazione e di portargliela a letto. Che ne dite? Non è una bella idea? Forza, andiamo! Bello il tuo look da chef, Masha! Grazie, Anna! Per prima cosa prepariamo i pancakes! Voi l'avete mai fatti? Sono buonissimi! In una ciotola aggiungiamo una tazza di farina e un uovo, un pizzico di sale, due cucchiaini di lievito e 100 g di burro. Anna, mi prendi il latte in frigo? Ok! Ecco qui! E per ultimo una tazza di latte. Scoliamo per bene tutti gli ingredienti con una frusta. Così. La prossima operazione dovrete farla con un adulto, perché potreste scottarvi con il fuoco. Si mette una pentola antiaderente sul forno a scaldare. Prendiamo un mestolo di composto e lo versiamo nella pentola. Si aspetta qualche secondo che si cuocia e poi lo rigiriamo. Attendiamo altri 15 secondi circa. Il primo pancake è pronto. E si continua così fino a finire tutto l'impasto. E come tocco finale un po' di miele sopra. Che buoni! E non è finita qui! Dobbiamo preparare il resto della colazione. Alcune fette di pane tostato con la marmellata e bei bicchieri di succo di frutta. Beh, è tutto pronto. Mettiamo tutto sul vassoio e andiamo. Mamma, papà, siete svegli? Sì, Masha. Perché? Sorpresa! Ti abbiamo portato la colazione a letto! Oh mamma, questo sì che è un bel risveglio! Forza, venite qui con noi! Sì! Wow, perfino i pancakes! Siete state bravissime! Beh, ora noi facciamo una bella colazione! Ciao ciao, al prossimo video! Ciao! Ciao! Il vlog di Masha e Anna. Ciao a tutti amici e amiche di Barbie Show! In questo nuovo videoblog faremo un bel esperimento. Costruiremo una lampada di lava. Avete presente quelle che si trovano in alcuni negozi? Quella con dentro le bollicine che si muovono? Esatto Anna, proprio quelle! Ma noi la faremo con dei materiali che probabilmente abbiamo tutti in casa. Però ci faremo aiutare dalla mamma. Mamma! Eccomi qui, ciao a tutti! E ora andremo nella postazione di lavoro e faremo una piccola magia! Per costruire una lampada di lava abbiamo bisogno di mezzo bicchiere d'acqua, un bicchiere d'olio di semi, un barattolo di vetro, del colorante alimentare e una pastiglia infervescente, tipo l'aspirina. Allora iniziamo questo esperimento. Sì. Allora prendiamo il barattolo di vetro e gli mettiamo dentro il mezzo bicchiere d'acqua. Attenzione, bravissima. Ok. Ed ora? L'olio. L'olio di semi. Qua bisogna però fare attenzione. Aiuto. Aspetta, aspetta, facciamo insieme. Sì, Mash. Mamma. Aspetta. Ok. Però secondo me mamma... Abbiamo un po' rovesciato. Piano, piano. Adesso, come vedrete, l'olio si separerà dall'acqua. Vedete, bisogna dargli un po' di tempo. Fermi lì. Vedete? L'acqua sotto e l'olio sopra. Si sono formati due strati. Perché l'acqua pesa più dell'olio e quindi va in fondo. Ora prendiamo il colorante alimentare e lo versiamo dentro... La bottiglia di vetro. Giusto.
Ed ora prendiamo la pastiglietta effervescente. Vai, Anna. E aspettiamo un attimino che cominci a sciogliersi. Vediamo, ecco le prime bolle. Eccole, eccole! Guardate, wow. Guardate l'effetto lava! È bello! Guardate le bolle azzurrine! È bellissimo! Wow! Aspetta che facciamo un bello zoom. Ecco qua. Guardate. Si sente anche il rumore. Sembra... Guarda, sembra un vulcano che eruppa. Lava. Lava blu. Supersonico. Le bolle blu. Wow, wow, wow. Quando l'effetto comincia a sparire, come adesso, si può sempre aggiungere un'altra pastiglietta. Già. Vai, Masha. Sì. Ributtiamo. Aspettiamo un attimo. Andiamo. Che riparti. Che sì, riparti. Sì, 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 sta partendo. Sta ripartendo. Sì. Lava. Sì. Eccola, eccola. Che bella! Dobbiamo guardate qui! Dobbiamo ma è più bello di prima! Wow! Mamma, tre colori differenti! Mamma, guarda che bello! E poi si può fare anche un altro effetto, metterci una luce, una fonte di luce sotto, come la pila di un cellulare. No! Guardate qui! Ma bellissima, super che rilassante! Bolle. Questa ce la possiamo andare a mettere a letto! Esatto! Così ci si rilassa molto e ci si rilassante. Addormenta. Ah, e rieccoci qui. Bene, esperimento riuscitissimo, direi. Vi è piaciuto? A te, Anna? Sì, mi è piaciuto vedere le bolle che salivano e andare giù. E a te, Masha? Invece a me mi è piaciuto quando c'era buio e le bollicine salivano e scendevano. In quell'atmosfera tutta bellissima. Sì, sembrava tipo un acquario. Bene, mi raccomando, provate anche voi. E scriveteci nei commenti se vi è riuscito. Anche il videoblog di oggi è finito. Speriamo vi sia piaciuto. Alla prossima! Ciao! Bombe da bagno effervescenti. Ciao a tutti! In questo video prepareremo delle frizzanti profumate, bombe da bagno effervescenti. Su internet ci sono molte ricette fai da te, ma per semplicità noi ci siamo comprate questo kit. Esatto, così abbiamo già tutto il necessario. Saponi e bombe frizzanti. Le saponette però le prepareremo in un altro video. Dai, dai, iniziamo! Non vedo l'ora di provare le bombe! Noi seguiremo bene le istruzioni del kit. Iniziamo mettendo in una ciotola 25 g di bicarbonato. E ora aggiungiamo 10 g di maizena o amido di mais. Ecco qui. Mamma, che disastro! Non preoccuparti, Anna, dopo puliremo tutto. E ora la provetta di acido citrico che c'era già pronta nel kit. Dopo gli ingredienti secchi aggiungiamo un cucchiaino di olio d'oliva e alcune gocce di base profumata. E ora mescoliamo bene tutti gli ingredienti. Volendo si possono aggiungere alcune gocce di colorante alimentare. Mescoliamo finché non si raggiunge un composto compatto. Mamma mia, che buon profumo! Mettiamo il composto in uno stampino ed ecco a voi le bombe fatte. Dai, andiamo a provarle in bagno. Ecco, l'acqua è pronta e io mi tuffo dentro. Sei pronta, Anna? Sì, vai pure! Prima bomba in arrivo! Wow! Guarda quante bolle! E l'acqua si sta colorando di rosa! Ed ora la seconda bomba! Yuhuu! Yeah, yeah, yeah! Wow, che bellissimo effetto! Bolle, bolle, bolle! E qui c'è un profumo! Beh, noi continuiamo a divertirci e vi salutiamo! Ciao! Ciao a tutti!
Dal momento che la nostra morning routine vi è piaciuta, in questo video vi mostreremo la night routine. Tutto inizia dalla cena. Finché io e Masha giochiamo in cameretta, la mamma prepara la pappa ad Alexander. Ecco a voi, buon appetito. Poi per Lucky e biscotto. E infine si dedica alla nostra cena. Questa sera pizza fatta in casa. Masha, Anna, venite, c'è pronto. Forza, andiamo, io ho una fame. Intanto arriva anche papà. Ehi, sono tornato. Ciao papino. Gnam gnam, troppo buona. Finito di mangiare, aiutiamo la mamma a sparecchiare. Grazie mille, Masha. E a caricare la lavastoviglie. Grazie mille, bambine, siete gentilissime. E finalmente ce ne andiamo in salotto tutti insieme. Adesso ti facciamo un po' di coccoline. Complimenti, Masha, hai fatto un disegno bellissimo. Poi la mamma prepara Alexander per il bagnetto. E noi andiamo sempre con lei, perché ci piace vedere il nostro fratellino nella vasca piena di schiuma. Che buon profumo di pulito. Ecco qui, bello asciutto e profumato. E ora nanna Alexander. E poi tocca a noi. Prima ci mettiamo il pigiamino e ci laviamo i denti. E ora la favola della buonanotte. Allora, che libricino vi leggo questa sera? Io direi quello che abbiamo comprato la settimana scorsa. Ok, eccomi qui. C'era una volta in un palazzo un bambino. E alla fine il bimbo sorrise felice. E dopo la favola? Bene, bambine, ora è arrivato proprio il momento di dormire. Buonanotte a tutte e due. Ecco qui. La mamma ci accende la lucina della buonanotte. Buonanotte, sogni d'oro. Buonanotte, mamma! E ci addormentiamo profondamente. Bene, il video finisce qui. Speriamo vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima! Ciao!